tutti avanti, quindi rimangono Manfred, Genevieve e Bob in difesa. Manfred, lancio lungo per Rosso, mette su palla il numero 17, all'indietro per Bob, il Siena tutto arroccato nella propria metà campo. Bob, Genevieve, scodella il pallone in area, falta Pane, smanaccia, arriva Canci, altro gol! Con il pallone tra le mani,
andato a protestare anche Michele Martelli. Che coraggio dell'arbitro ad assegnare un calcio di rigore al 98esimo, ma c'è o non c'è, comunque ci vuole del coraggio. Santini contro Sacchini e ovviamente dopo la battuta arriverà il triplice fischio, non ci sarà più tempo per ulteriori repliche. Si decide tutto dagli 11 metri. Tutto dagli 11 metri, non sono i calci di rigore, è un solo tiro dal dischetto. È quello di Santini che ha una responsabilità enorme per il Siena per portarlo in semifinale contro il Catania. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro, deve tornare a fare ordine in campo. Ha allontanato ovviamente il DS Giuseppe Magalini e pure il team manager della Reggiana Michele Martelli, pure il collaboratore tecnico Andrea Tedeschi, sono entrati tutti in campo. È saltato ogni aspetto razionale in campo. Per fallo di mano di non so di chi. Santini contro Fachin. Centesimo minuto, Santini con il destro, fischia l'arbitro, gol del Siena, e il Siena passa, finisce qua, è incredibile quello che è successo, è incredibile, non è giusto. Finisce qua. Da parte di Roberto Segoni è tutto, il Siena vince 2-1 sulla Reggiana e vola in semifinale dove affronterà il Catania. Un calcio di rigore al centesimo minuto porta il Siena in semifinale, così non è giusto. Da parte di Roberto Segoni è tutto. Io ricordo l'anno prossimo ancora la Reggiana potrà provarci, ma dopo un'eliminazione del genere sarà davvero molto molto difficile ripartire. Ci riproveremo l'anno prossimo, ma davvero è un'eliminazione amarissima. Io porgo un saluto ai gentili radioascoltatori in ascolto, un grazie a Diego Ferrari che ha gestito la regia. Da Linna può tornare a Radio Reggio. Radio Reggio, solo musica italiana.